谢，伊德赛，多谢，伊德赛，多么谢，伊德赛，多谢，伊德赛，多么谢，伊德赛，多么谢，侬德赛德当德邦，德公边人民的包个就难，难都包个，是不难？Mi è nato poco, c'è un anzio. Nato poco. Sì. Boh. Oh, ma come hai fatto? Ma no, vale sa. Oh, hai pazienza, tu volevi andare a sa. Oh, vale sa, ti hai chiamato perché sono gli amici miei, gli accompagni miei, le sa. Sì, non le sa. Ti hai chiamato perché praticamente, ma è Natale, voglio fare gli auguri. Ah, auguri? No, le sa. Cioè, quando è Natale ti faccio. Sì, non le sa, poi ti hai chiamato perché praticamente a casa stanno facendo il lavoro. E che faccio? Fra vacatore che hai chiamato a me. No, le sa, per carità, ma te capito a casa mi ha fatto una pensata bizzarra, una pensata che nessuno ha mai fatto. Mm. Cioè, praticamente, ogni a casa, lui si mette il pavimento in terra. Fai buono, non mettere in cielo, è una tarantella. Ma fai che la baciura, se va a cucare in un'altra stanza. Ci ha fatto buono a te chiamare loro. Ma tu chiama sempre a me. Grazie, le sa, ma te capito? Cioè, quale pavimento mi mettono in terra a casa? No, quale pavimento vuoi mettere qua? Mm? Qua pavimento vuoi mettere qua? Che è trasmutato paparella? No, adesso che è quello pavimento? Cioè, non pavimento, cioè, non i mocchetti, cioè, mm. Ma manco pavimento in mattonello, cioè, in mia casa possiamo mettere un pavimento e legna. Mm. Come si chiama un pavimento e legna? Perché? Perché mi piace. Cioè, hai capito? Cioè, quando vado a un negoziante, come c'è già un pavimento e legna? Perché? Perché se non mi capisci, lei sa, un pavimento di legno, come si chiama? No, ma che manca il mattone di legno, come si chiama? Pum! Adesso non sai se sta cominciando a chiovere. È meglio che te ne vai, se sta preparando un patapate l'acqua. Ci farò qua, lei sa, veramente, è una cosa incredibile. Ma che mo', ma monsieur, tu monsieur. Te sei tu, monsieur. Ma che modo di parlare? Monsieur, tu, monsieur, te sei. Ma che modo di parlare? Cioè, io ti sento, tu mi senti, sentiamoci. Tutto bene, prendiamo un caffè. Ma che modo di parlare? Questo linguaggio che io veramente non capisco. Un pandera, nata nel mucco. No, è un peccato, a fine anno già fa respirare. Già di nevo una che sono chiena chiena. Scusate se l'è importuno, ma vedete da quando ho letto sul giornale che c'è il rischio di attentati, sono sempre molto tesa e cerco la compagnia. Mamma mia, che è una botta che cammina. Meno male che hanno acchiappato a Saddam Hussein. Ma se era per lì gli americani stavamo freschi. Aspetta che prima per Saddam Hussein sono stati due napoletani. Solamente che non hanno creduto nei propri mezzi, che hanno visto a chi che era puzzolente, che si cacca a barba e te pasca mi ha pigliato una panata, chi sta è pappalardo. Ma voi l'avete visto quando le hanno aperto la bocca? Avevano paura che aveva un esplosivo. Ci credo, era un mese che non aveva la bocca, te ne bruciate che era una bomba. Ma secondo voi a Saddam chi lo processerà, gli americani o gli iracheni? Se sono quelli che hanno processato Berlusconi, Saddam si salva uno piezzo. Io lo sapevo che ci andava a finire Berlusconi per mezzo, lo sapevo, non c'è niente da fare. Qualsiasi discussione ci va sempre in mezzo chi lo sa, Tom, chi l'ha così bellil. Cyril, bellil assai. Signora Bella. Grazie. E quando dico Bella è una battuta. Sto scherzando, siete una bella donna. Grazie. Appunto, sto scherzando. Decidetevi, eh. Ma come ci da parla bene di Berlusconi? Come si fa? Chi l'ha inguaiato tutto con? L'ultima alle pensioni. Quello ha aumentato l'età pensionabile. Ormai per pigliare la pensione non ci vuole più la terza età, ci vuole la reincarnazione. Ma voi state scherzando? Chi l'ha inguaiato tutto con? Signora di Berlusconi non si può parlare. No. Non si può parlare. Mm. Poi lo sapete bene, il conflitto di interesse. Lo mettete sempre in mezzo questo conflitto di interesse. Non c'è niente da fare, dove ti giri, trovi i comunisti. Ma adesso facendo il castagno. Signore, il perizoma è andato male, eh? A me? Sì, dopo 2 settimane si cambiano.
Signora, io vi dico la verità, il conflitto di interessi non ce l'ha solamente Berlusconi, ma pure un altro, si chiama Cardinale Giordano. Zitto, già lo so dove volete andare a parare. Il Cardinale Giordano, gli interessi, ma voi lo sapete che il Cardinale Giordano è una figura importantissima per Napoli. Soprattutto quando avviene il miracolo di San Gennaro, è sempre presente il Cardinale. I tempi miei era tutta un'altra cosa, la chiesa era sempre piena di gente. Invece noi giovani oggi non se ne portano proprio. Eppure si squaglia il sangue, Sapete quando vogliono correre se si squaglia il suo fumo? No, ma immagino che un bel lampo sic, sic. E siete capitata male, signore, perché vengo da una famiglia sfortunata. Vabbè, a casa mia sette di noi abbiamo giocato di tutto, non abbiamo mai piato niente. Oh, mio padre gratta e vince una lotta, non abbiamo mai piato niente. Pensate, una volta frate mi piglia bronchita, festeggiamo. Certo, ma fa un culo, almeno voglio una piata qualcosa. E secondo voi io poi mi mettevo a giocare con un comunista? Ma che comunisti? Sono dei pareri. Ah sì? E allora ditemi una cosa. Alle ultime elezioni, quando siete andato nel seggio, avete votato a destra o avete votato a sinistra? Signora, ci ha votato a capocavallo e sotto una tranata da casa. Ma chi volete votare? Noi abbiamo un sistema di votazioni completamente diverso dagli americani. In America Schwarzenegger con fisica che tenne l'hanno fatto governatore della California. In Italia Fassino con fisica che tenne. Non fanno manco consigliere la circoscrizione era fra voi. Ma l'ha vista a Fassino, no? Fassino è sic, se sapeva un bicchiere con la colla, io vedo lontano, piglio il termometro. Quando scendo in mezzo mi Fassino e guardo andare a Zappo, si è l'ombra sopra e pronto che striscio lo parcheggio. Acciappa una cazziata a moglie Robanina che sta stata in Fassino, cantri di te! Veramente? E c'è il tuo banino, signore, è vero che hanno fatto un messaggio a strada, ma vi un brullone vi ho portato la casa. Ma come si può fare? Chi lo due o tre sono i comunisti in Italia, proprio gli racchiappa stamattina, ma va! Ma è un parere! Pure io sempre così, faccio soli a casa, sì. Poi pari a così, ma diventa così. Faccio soli sempre. Ma molto una curiosità, ma siete voi o non siete voi? Sono io. Veramente? Sì, sono io. Siete voi proprio? Sì. Un pochino che la... Sì. Scusa, sono... e mettete qua così? No, così mi metto solo un coppo manifesto, per strada non cammino così. No, lo faccio solo un coppo manifesto, così mi metto solo sul manifesto, non è che normalmente cammino così. Ma così mi metto solo un coppo manifesto, non è che normalmente... Prendetevi 15 tè, pieni di limone dentro. Siamo più di 15 tè, chi ne limone senza segno stomaco e un po' più in un bagno. Brava, così la fornite il stronzo. Ma mo fatemi capire una cosa, non state facendo più niente? Sto facendo un programma su Rai 2, Bulldozer. Ah, si muove tutti i martiri. Fumi il curio. No, hai sapito perché? Perché praticamente mi piace. A proposito, ma voi siete stati Costanza? Fece una cosa. Come Costanza vicina? Un bell'uomo. E la moglie? Anche. Cioè a me Costanza mi piace, però devo dire la verità. L'ho tradito qualche volta quando facevo Domenica Inn. Bello, ma non quelle che sono, come mi piace proprio. A me piaceva Domenica Inn, che quando stava la grandissima Silvana Pampanini. No, Silvana Pampanini, no. Che non si che sono film. Ma com'è possibile? La Silvana Pampanini è vecchissima. Pensate, Domenica Inn tramite satellite se avrei in Egitto. A che la mummia guarda Silvana Pampanini, c'è tana mi papà, quanto ti non mi arriva a buona maranonna. Si esagera. Ma quella è la verità. Scusate, ma voi chi siete? Non mi sono presentato. No. Veramente. Scusatemi. Guardate là, guarda qua. Sì, dite, perché ma dite. Se dico ci sono, è pericoloso. Guarda. Ma no, dite, non vi preoccupate. Guardate là, guarda qua, perché sono... Dite. Leggete. No, ma non mi facete mettere quello che... Leggete. Dite. Un controllore. Ah, un controllore. Bene, tacca, faccio palla là. Guarda. Però io... Assistatevelo. So che io controllore. Un tengo un biglietto. Ma già fa molto. Scusate, ma perché vestite così?
Beh, perché mi piace Vestra. Male. Cosa? No, dico bene, mi piace Vestra. No, perché praticamente, se mi mettessi praticamente la divisa ufficiale di controllore, sì, agente, creatore, persone che hanno fatto un biglietto, sapessero, ma vorrei stare un accesso, ma quando controllore, se non facessero, e mi sputtessero pure. Perché questo da così mi sputtano. Ma l'avete visto il suo cappotto? Ma la domanda è curiosità, mi creatura a casa posta la televisione, se stanno guardando all'erta. Gesù, è perché? Ma vado sciso, Rivano. Guarda, ma pure sti capito. E ti dai. Ma ha fatto un shampoo e ti viene un zucchero affilato, ma che ne. Ah, mi hai visto, vedi che castagno. Ehi, i miei perucci sono le mangiate tu quanto, però. Ma come si fa? Ma ci imbrogliaccio. Ma io questo. Io oggi potevo essere come voi, lo sapete? Lo diventerete. A me perché tengo proprio una passione per la televisione. Pensate, la prima cosa, quando torno a casa non saluto manco il creatore, subito appiccio la televisione. Non ne saluto, buonasera papà, fa un bocca, ma c'è la televisione. Ma che modo è? Mi piace il dialogo che voglio. Però con mia moglie c'è conflittualità. Sì, perché stamattina ci troviamo da solo. Tengo questa mese a una difesa. Ma perché non facciamo qualcosa di diverso? Ma perché inciniamo un po' con zoo? E se che va a risposta? Mi sfasseremo di tornare solo lì. No, questo bene. E siamo no, voglio venire con te lo perché ma ci avrei la puntata. La puntata? E ne fosse una di puntata. Tutte le telenovele che fanno per televisione, se mia moglie se la davrei. Tutto quanto. Beautiful. Vivere. Sentieri. 100 vetrine. No, 100 vetrine no. Perché? Stai aspettando i soldi. Ma da credere. È la prima volta che tengo un biglietto. Eppure se stiamo avendo geni me ne scendere. Ma ti ho qua. E sto tranquillo. Non vi allarmare. Questa è qua sarebbe. È un black block. Ma che sto. Ma che stiamo in un G8. Come si dice? Ma però abbiamo le attrezzature necessarie per venire incontro a questo. Esatto, risolviamo questo problema nel migliore dei modi. Ecco, con dei sistemi che siano tecnologicamente avanzati. La cosa importante è trovare delle cose che ci diano la possibilità che in breve tempo si possa risolvere una questione che sembra imbarazzante. Ed eccolo qua. Magari la metropolitana ha fatto un anno. Ma non mi fa. Senti, di nuovo Gabriele, che si tratta, però non mi muovete qua, ma da fare la fotografia, non no, mi muovete, ma chi perché mo con mia moglie, o sta con chiacchi, fischiello che l'impazzisce, ma non mi fa mia moglie, che l'impazzisce. È il periodo di Natale, per non trovare il traffico e non uscire con la macchina, prendi la metropolitana, invece anche con la metro succedono queste cose. Beh, devo dire una cosa, che però a Natale l'unica cosa che ci accomuna, amici miei, sono i regali. A me ci fa impazzire la ragazza quando va a trovare un regalo a Natale. Non è che per esempio a Guaglione tu fa capire un regalo che vuoi, tu dici proprio. Cioè la donna più o meno fa così, fa, ti giuro, la mia amica ha regalato un punto luce che fa talmente di quella luce, ma talmente di quella luce che quando metto pari in stanza e letto sono un po' contatore. Ma mai come l'altra mia amica ha avuto regalato un punto luce che fa talmente di quella luce, ma talmente di quella luce, con i due mesi ci arriva bulletta a casa. Ho capito, vai a trovare un punto luce, cioè vai a cattare, chiedi il prezzo, ci scusi, quanto costa un punto luce? 1.500 euro. 1.500 euro un punto luce. E mentre chi lo sta incartocciando con me dice allora il prezzo lo togliamo, ma amore di l'ha da sapere. Mi fai male a cangoppia, chiama quella norma, 1.500 euro, che non posso dire. 1.500 euro per avere regalato che cosa dalla ragazza, che il maglione che è brutta, perché la femmina fa sempre di solito maglione, che è bruttissimo. Lumaglione cavagliano dice, guarda, questo maglione si porta, sì, nata foto negozio e ci facciamo risolta rete, perché è bruttissimo. Lumaglione che è infame, lumaglione che ha roba prima lavata, ti esce un nippolo in vietta che è tanto. Se osciò gli esce un pare quando è Luca Pieri. È il maglione che ti fa tua mamma, per 7 anni tua mamma ti regala sempre solito maglione, un maglione con i rombi. Per 7 anni un maglione con i rombi, ma mi rompo cazzo, non mi fa giù. Fammelo comprare alle epipede con l'estate, con trapezzo, non mi fa giù, non lo voglio più.
I regali che si fanno a Natale sono sempre lo stesso. La sciarpa è un regalo che si fa sempre. Non una volta sì, una volta no. Sempre. Ne viene solo perché stanno per fare una novità sotto all'albero, mi sa sciarpa fuori a carta regalata, per fare una novità. Cassa pure c'è casa in grippo, fatta la sciarpa. Allora mi si ingrippava, fatta la sciarpa. Ho detto, mannaggia i capi, è nomma. Allora mi è nomma. Una nonna conoscetta durante un militare, si faceva un carro e sta carriare. Certo, allora, ma non ho capito. Se fatta che mi ha regalato la sciarpa, che può significare che mi tiene in gamba? A che sei già canato? Mi dice, te che sei? Questo fatto che mi ha regalato la cravatta mi tiene un coppo stomaco. Dice, Tognone, allora a me che mi ha regalato? Dice, Tognone, meglio che mi ha ritirato a casa, perché a mio faccio regalata una mutanda. Vedete un po' come voi. Ma poi, ribellate, amici anziani, ribellatevi. A Natale vi fanno sempre i soliti regali, sempre i soliti regali. Maglie l'hanno accanto. Pigiama a morire, stai a Boveruno, ma chi sta a festeggiare Natale lo stanno a ricovero. E allora non lo faccio un catetere catalitico e se ne parlo voi, non, che ancora guagione. O nonno regalano sempre il pantofolo, 700 pari pantofolo, non sappiamo come se l'ha da mettere. O matrimonio è solo sempre stato in Gesù con un parete Fonseca per Gesù Cristo si avrà un culo della tua madre di chirichetta. Addirittura non ne sei chiuso a fare una partita di calcetta che il pantofolo vero. L'ha guardata là e ha detto, ma come guarda che il pantofolo? Dice, punetto non ci usate, pensate che eravamo qua in casa. E vogliamo parlare del mangiare di Natale. C'è un capitolo, ti mangio un capitolo. Mamma, non lo voglio, ti mangio un capitolo. Non lo voglio, capitolo. Un capitolo è per augurio. Augurio, capitolo. O pezzullo e baccalà. A Napoli per essere anche un quintale si dice sempre o pezzullo e baccalà. Ma com'è possibile che hanno un pezzullo tantino a pezzullo? Dice una cucina. Una torre che pure a capo, in da cucina si appino un naso, non già fa. Un odore allucinante, un odore di frittura ti rimane coppo maglione, ti levo maglione ti rimane coppa capista, ti leva capista ti rimane in piedi, puttolo che la puzza quella ti era a fuoco. E mentre ti stai mangiando l'unica cosa che ti piace, lo spaghetto a vongolo, sei zucchero, tu in coppa sei e fa. Mi sono ricordato la poesia, ma tu mi amore, ma io ti blocco il sviluppo, vabbè fa. E i dolci, i dolci. Ma la zia è buona, la zia ha fatto i susamieli, che sono questi susamieli? Che nome, che sono questi susamieli? Stanno i susamieli, fa la zia un coppo rivano, se un coppo qua. La zia ha fatto gli struffoli, anzi ne sa fare struffoli, sono friccini. Potremmo mucato un bulello che struffola che fa. Quando ti attrammi, invece lo spirito per ti mommiela, perché un mietto sempre giù. Non ne sai fa. Il roccocò, chi l'ha inventato il roccocò? O roccocò, frate scemmero casatino. Chi l'ha inventato il roccocò? Ma che fai? Che sarei che c'è me? Ora ho covetto talmente tosse che prima ti metto la mucca e rientra la paura in bene. E in un bicchiere la bandiera non accetta la bandiera bianca, frate, già faccio, dire male. E farai uno a confronto te ne una mollica io. Una volta che avevo l'occo con mano, mi sciolo e metto a fare un coppo per me, e tu mi senti assato. Passa sempre che si presenta in tacchino e fa, ho preso un cartoccio di pasta in una pasticceria che sei acce soli. Ma se sei solo tu, e ce ne vado all'anno, che se l'hai chiuso ancora. E chi lo casate con la cassata siciliana? Sai chi lo casate con la cassata siciliana fa morire? Questa arriva direttamente da Palermo. Compagnami! Non è possibile che ci stanno tutti questi pasticceri a Palermo, per sotto ci sta. E chi dice pure non è vero? Ho visto io la nave che arrivava a Napoli, sì, ma ne visto che partiva a Torro Creek. E il pesce? E vogliamo parlare del pesce? Puntualmente si mette in mezzo un sì che non capisce niente di pesce. O si non sa la differenza tra un bastoncino fiduso e un vero in una seggia. Non lo sa. Quando un bacca sta l'unico pesce vero è un sì. So fanno sempre. Pigliate perché è storata, ma delle luci giuste, state zitta, stare un meno. È l'albero di Natale, tutto quanto vuole fa, nessuno vuole smontare. A casa mi siamo arrivati a marzo ancora con l'albero in mezzo a casa. Ha detto mamma, adesso guarda come mi ha sti palline, ha detto mamma, non so le palline, sono spuntate virtuali. Ma che fate? Ma lei mi ha una curiosità. Ma tu prima di dire una parola, ti ne lembo capo casello.
Poi te le passa. Siedele, so. Ma che fate se ci ammattassero in un taxi trovato? Che ma niente, ieri sera è successa una cosa incredibile. Oh, ma te capito? Ieri sera mi ha baciato con un inglese, una francese e una spagnola. Oh, mi ha baciato con un inglese, una francese e una spagnola. Come hai fatto? A canna sa, cento bordella, si hanno imbrugliato le lingue. Oh, però mi chiama mai quando si fa. Ma sai perché voglio fare una bella figura? Siete le sa, ti ci chiamato che sono gli amici miei, meglio compagni miei, le sa. Siete le sa, sono organizzando praticamente delle cene spettacolo. Ah, bene. Siete, però, grandissima novità che si cene spettacolo, cioè praticamente agenda da già mangiata da casa. E per bere? No, non ci sono problemi, bevono quando tornano a casa. È bella questa organizzazione. Tu levi un tavolo a mia? Leva pure il seggio. Sì, è stata la chiamata perché praticamente la gente vuole una cosa di più, una cosa che non si è mai fatta, cioè vuole essere un po' i latinoamericani, che dici? È una bella novità. Infatti, vuole si chiama il ballerino spagnolo che abbiamo conosciuto, e te a stagione passata. Che abbiamo conosciuto e che abbiamo conosciuto. Conosciuto, lo sappiamo praticamente, no? Ma ci capito, ormai la lingua veramente va in modo che a secondo. Sì, ragione, le sa. Sì, il ballerino mi ricordo. Come si chiama il ballerino spagnolo? Che abbiamo conosciuto te a stagione passata. Quando? Ti ha a stagione passata. Come si chiama il ballerino spagnolo che abbiamo conosciuto te a stagione passata? Quando? O mese agosto. O ballerino spagnolo, come si chiama? Come si chiama il ballerino spagnolo? Si chiama Juan. Quando avete la giornata c'era su fatto, si chiama Quando? Possibile che in tacere me la tiro un neurone con una torta in grande se ci stava soli tu? Oh, scusa, le sa! E le sa sapere mamma, sa quanto tempo deve essere per la pensione. Vabbè, ti chiama Roppa allora, le sa. Ci sentiamo a Roppa. Vabbè, ciao. Ciao, le sa. L'ha già studiato. Poi, amici belli, amici cari, poi viene Natale, uno deve mangiare, giustamente, dopo Natale metto qualche chiletto in più e dice, ne esiste, faccio troppi schifo, ma ci mettono un po' a dieta, non ci faccio mancare a respirare. E si va in queste palestre che sono diventate dei centri di bellezza, di benessere, che uno si aspetta un miracolo, ma non può sempre accadere il miracolo. Si appresenta uno curto chiatto con una zella tanto, cioè, sentite, se mi faccio una lampada pare più bello, compagni miei. Che sta lampada abbronzante, mica lampada relativa. Ah, c'è passi, voglio, è imbarazzante, si vogliono che tenono un fisico fra gli ezzi 50 kg, dammi gli ezzi 100 kg fra gli ezzi un collo e mano va. Gli faccio una serie 30, gli faccio una serie 80, faccio una serie di figure e merda, è meglio come ne va. Che poi voglio dire, adesso in palestra, amici, si fa una cosa che si chiama spinning. Lo spinning cos'è? Ve lo spiego io, vi fa piacere? Lo spinning è questo, ci stanno più o meno 50 ciclette e tu devi correre e ci sta l'istruttore che dice devi correre, sono pure devi correre, l'iscrizione l'hai fatta mica tu. E che se continui a correre e l'istruttore ti racconta le storie per farti correre di più, ti vuole invogliare, devi correre perché dietro c'è l'uomo nero, corri dietro c'è l'uomo nero, Amedeo. Tu perché non corri? Dietro c'è l'uomo nero. E non pensate a me. Salvato. Perché amici, per fare una bella dieta bisogna mangiare leggeri, bisogna mangiare a base di ferro. Io ci ho mangiato panna a mano solo a base di ferro. Mangiai solamente ferro. Di meno ma c'è uno strudo, ma c'è un cancillo. Che poi dove è un posto dove tu devi mangiare per forza, ma è un matrimonio, perché guaggiù, quando uno mette 400 500 euro in una busta salta magnata con ne esiste niente, vieni pure quella la sposa, sparo, ma vieni salta magna tutto costa salta magna, ma prima di arrivare che ti è sposata poco tu mi cagato. Perché ma non ne avevo. Ma la cosa, prima di arrivare al ristorante, la cosa che mi fa impazzire di più, sapete qual è? È l'uomo. L'uomo in chiesa non entra mai, se ne fotto proprio.
il 90% degli uomini stanno tutti quanti fuori, quel 10% che sente a chiesa, sa che guarda un cop durante la messa, sarò tipo con tutti, ma che fanno un preventivo, lo dico. Un creatore che ci ha mobato, papà, che cosa su quella colonna XXX, che sarà una colonna vicenda, papà, io qua dire. Ma finalmente, finalmente, amici, arriva il momento più bello, il momento del ristorante. Amici, a Napoli buffet è diminutivo e buffettuno. Quando sarà po' buffet a Napoli non si capisce niente, capa, c'è pizza con morso. Mi avevo detto a finire un coppa a tavolo, tiembro via, già sarà una mangiata a reggio. Addirittura nonno vicino tavolo lo buffare, certo, complimenti per la cascata di prosciutto, soprattutto per la cascata di verdure, certo, che ma con la cascata di verdure, certo, nonno che sta in faccia muro, un Gesù, vado a mangiare arrampicante. Possa sempre quello, possa sempre quello che va in cucina e fa, mi fate un cartoccio, non è per me. Azzazzavita lì! Passa che sa torci, sì, sapeva gente che si accorge tutto cosa, guarda sta torto, ma che è sta torto? Matrimonio mi ha fatto una torta 10 piani, e tu? Io matrimonio mi ha fatto una torta 20 piani, a fianco sei pure l'amministratore. Ma a me chi mi fa, è bella stagione che ride sembra dopo un quarto d'ora, veramente. Sta facendo uno spettacolo indifferito, PS. Quando torna a casa per pulire solissimo, magari mamma non so altro. Ma io voglio mettere la mano sul cuore, Pogumbar. Ogumbar, un uomo che sembra se miez, che ha moglie ancora in capo, chi te l'hai a te? E gli regalano come bomboniera, Nucana argento. Ha fatto un metro e binte, con una cuore sbaroschi. Che mentre Ogumbar sta facendo una fotografia, il paese sta pensando, ma non mi metto sto atto. Tu m'as promis et je t'ai cru. Grandissima notte, due dita di rum, due dita di vodka e come sono tornato a casa di Red Gang. Mamma mia, e che Barbie si è mangiata a Big Jim. Solo ad un repis per fare la potenza. Oh, a cresta che scende in Coca-Cola! Tu sei il DJ che colecco? Grande, bella rossa. Senti, hai visto per caso Attatore? No, Attatore non l'hai visto, però non ci manca mai visto una Big Bubble di 300 kg. Mamma mia, che la lavatrice la bandiera rossa! O mostro che! Ok, ma lei mi ha una curiosità, ma in Coppa Metropolitana fanno i trasloco? Perché? Perché che sta arrivando un gummo! Ua, ma da murio mammut si una criminale! Anzi, ma da murio criminale si un mammut! Aspetti qualcuno, aspetti qualcosa? Aspetta, Catanavale. Sei fidanzato? Sì. Ma non ci credo. E non sono fidanzato. Voglio vedere. E tenete, a chi in 12 camana è zato. Oh, frate tuo! Guarda che il mio problema non so.
sono le maniglie dell'amore. È fatto, sono che maniglie non frigorifero. Io sono scesa 15 kg. Ah? Sono scesa 15 kg. Eccate l'uate, pilapit. Io non sono piatta. No, di una pelle grassa. Io mi sto mantenendo. Vicino a furno e mamma ti è fatta da cato dicono. Uè, ma come ti permetti? Guarda che te non abbiamo mai mangiato nello stesso piatto. È bene o male, perché sennò io rimanevo riuna. Siamo andato ricevendo. Uè, tu non metti le carne a cuocere. Perché ah, questa è capace su un magna per un culo. Senti, quando è stato ieri ho visto che stavi camminando con un bambino in braccio. Sì, era mio nipote. Uè, pensava che era marenno cannibolo. E dormirò. A proposito, stanotte ti ho sognata ben due volte. Ben due volte, perché? Perché una volta ci trasi vinto suon. È scattato un flash. Senti, senti datore, ma dimmi una cosa. Ma allora io non ti piaccio. Guarda, passo il prosciutto e fammi 700 grammi, fra. Questo non è prosciutto. E infatti te ne pi la coppa, non è prosciutto, è cotto. Ma come, io sto seguendo una dieta. E si vede che anzi cazzo la ciappa. Mamma mia, guarda che cavolo in questa metropolitana. Fa caldo, Checco? Guarda, cosa? Ma tu lo sai che io l'estate l'adoro? Perché dimagrisco? E ero si sta da Uzbekistan, a Siberia. Uo, frate, non ci mai visto una tracciulella di donna? Tu hai sempre visto, da tu? Ma magari un capibbo in borghese. Da tu, da tu, ha mai esagerato, da tu. Una film, una film non si tratta. Ja, facimi mortificare, c'è cammi scusa. Che guadino quando vieni, vieni mortificato, ci piace. Vivi, ha vita a maccarne e maccarne. No, frate, non ha vita a maccarne e maccarne, c'è un affanno mutuo. Scusa, c'è pazienza. Scusa, scusa, c'è pazienza. Noi non potevamo farci queste. Che don Uvegna. Pocket. Coffee. Vista, ha fatto pure la gazzetta. Sentite, quando fate così mi fate venire i nervi a fior di pelle. E bene o male che non venire a fior di latte, se lo ti mangiamo, fra. No, ma se te ne fai quattro per Barry White. Ti piace il mio tatuaggio? Guai, pensavo che ero marcio romacil. Cafoni! Ma guarda, io... Ma con me vuoi tu capire? Devo occasione, frate. Ma forse un pane, Cafoni, non ti piace a te? Devo occasione. Te lo fa, che mi fa cucchillo? Te lo che mi fa cucchillo? Devo occasione, frate, è fessaria, ma guarda. Da tu, oh, stai a fare il film che ti esci io. Dico solo che essa. Vabbè, cocca, guaglio un cielo. E come se non mi guaglio un cielo? Cioè, sei che ti saccio, mo, frate. Da tutto dico solo che sta, ognuno su un cascino è una femmina separata! E tu stai scendendo con pizzi sotto con pizzico! La butta pazzia, magari oh! Grande mezzo, grande, grande mezzo. Sei un mostro, frate. O controllo, ma che ti grippa a fu, frate, tu tuoi, e caia. Che ti grippa a fu, controllo, frate, tu caia. Si può parcheggiare un mezzo in da metropolitana, ma che ci sei strano, frate.
Chi è un mostro sto mezzo? Guarda qua come la c'è rivestita bello, guarda qua. È tutto, guarda qua la c'è rivestita l'8 dicembre perché è tutto immacolato. Grande mezzo, grande mezzo. Sai campa, grande mezzo. Sei un buono guaglione mezzo. Non vorrei che bucinzo proprio tipo. Napoli Milano. Un'ora e 10 minuti. Magari magari è un mostro sto mezzo. Mi è talmente che chiede veloce, ma talmente che chiede veloce, a un certo punto mi ha sentito tutto sull'ia. Mi sono girato, era l'angelo custode. Ha entrato, lasciami la tua grilla, mi faccio venire a pigliare la pata. Ma. Grande mezzo sai campare, grande mezzo. Oh frate, ti cae, e cae. Oh, capri che buci ci mette niente, sto mezzo è un mostro. Ma posso mai ascoltare una foto mezzo mi citofona, c'è tutto che rume. C'è tutto. No, chi si va a baci, che rume. Chi lo fa un penna, ti capito? C'è tutto me, magari si è vicino a me, issa. Tato, ma perché ci andiamo un po' a Cuba, andiamo un po' a Pariano? Oh me, qual è il problema? O mezzo c'è zinta, arriveranno 4 la capitano un po' che devo cremla, ci passa un coppo solo lì, ma è da paura che spalleggia. C'è Tomè, mi dà aspetta. Guaglio, non vorrei che bugi. Napoli, Cuba. No. 2 ore e 20. Magari, lo so che è tanto, ma non traseva secondo. Magari già pura, non traseva. Quando a un certo punto arriviamo in terra a sto cubo, guaglio, c'è appena femmina tre, 2 piedi esagerati, 2 cosce esagerate, 2 sene esagerate, la chiamata esagerata. Era nonna. Guarda, io ho speso 280 milioni per diventare donna e sono avanzato 5.000 lire per fare barba. Travestita, pirofila. E sperlunga. A un certo punto i compagni mi chiamano, dato sta a Milano e vieni a trovare, e qual è il problema, un fratello? Viene a Cuba, una dice non ci credo. Cuba, Milano. 3 ore e 10 minuti. Ma è muccuso. Il sovere sta facendo, ma dammi proprio un cinghiale con tutto il pugnello. E sapete proprio lì per andare all'ombelico. Ma da morire proprio del Piero con tutto l'ausilio. Mentre stanno ragionando. Lei è un mostro, talmente che va veloce, ma talmente che va veloce a un certo punto mi ha trascinato di te fianco, mi sono girato, era l'ombra, mi teneva l'affanno. Tanto c'è già per me casa, sto morendo. Ciao ombra, ciao. A un certo punto, 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 io arrivo a Milano, bello, tutto tranquillo, con mezza mi, i muscoli guardavano a Mariuso, ma è bello, a un certo punto mi fermo vicino, e ma farà che ero russo, ma non mi sono fermato perché ero russo, perché mi serve venire lampadina, allora, ma, a un certo punto mi avvicino classico milanese attatteggiato, su una Mercedes Benz, e Benz mi posso accattare pure io, frate. Chi su una camisa era avuto talmente un freddo e pilambietta si erano abbracciate. Un Rolex su 11 kg d'oro, un coppo raccio. Un milanese mi guarda e mi fa, uè Napoli, ma lo sai che a Milano con questo motorino mi fai ridere? Ha risposto a Milano, non ti preoccupa, che se vieni a Napoli con sto rilorcio ti faccio immaginare. Forza Napoli, forza! Forza tutto, forza campagna! Forza! Lasci fatta po' buio, po' buio! Città Milano che ti già fa, muschil, friari e la bomba! Ho trimato poco cavolo! Stusce, mettaccio trattato! Sciocco,
Il salato si è ingrippato, il suo spettacolo. Si va morendo, l'ha angucciato. Comunque a un certo punto i compagni mi chiamano, dato comunque non fai sciocchezza perché tu stai mancando una pariccia in da scuola, chi le da bocce? Ma che bocci, mio frate? Acchia! A te, da... a me, chi mi vuoi bocciare? Io sono un mio frate! L'insegnante di geografia, ma che l'insegnante di geografia, mio frate, ti taccia lanciata, che è che ti stai attingendo? L'insegnante di geografia che ti hanno annunciato, voglio. Tenno annunciato l'insegnante di geografia che niente di meno, in coppa cartina geografica spacca i continenti. Una volta parlando in Egitto, c'è una sciata, tu farà uno senza andare tutto, dice, tanto mio papà, Roma da atterrata, sol fatale. Meno quando si mette una gomma a mucca, come si sputa solo e si fa tutto. Nunciata che è terribile, può parlare pure, sai, accetto così geografia, frate, sono un numero uno in geografia, ma nel mondo. Oh, in geografia ottengo tutto, un comico mo stipo, frate. A Roma non tengo spazio. Io ottengo tutto in geografia. Mi sa accetta cose in geografia, nanni. Sa accetta cose in geografia, tutto cosa sa accetta, sono un numero in geografia. Sa accetta pure lo so trovare Occarasi, lo so trovo. Goppa neva. Tieni. Sono un mostro. A un certo punto con che ti compagna, brava da dura, ma sono l'insegnante di religione, tanto che fai? Religione, vieni qui. Vieni qui. E capite che sono un mosso in religione, mamma con me a pescere si faceva il croce. Io faccio tutto cose religione. Insegnante religione vicino a me, tenete tuo coraggio, mi chiama, c'è il signor Tatore. Venga alla lavagna, la lavagna si è emozionata. Non mi era mai vista così vicino. O gesto ci metto fritto in culo, si mette a cassina. Quando a un certo punto. A lui. Fa talmente che li cavalla che l'assicurazione la acciappava all'ippodromo. Quando andare non riesce a parlare nel zuccolo. Quando a un certo punto l'insegnante di religione vicino a me gli dà interrogato, va bene, che puoi sapere, l'ultima cena, parlami dell'ultima cena, ci ha mangiato fino a 4 ore fa, tengo ancora un limoncello in coppa stomaco, frate. C'è cioè, l'ultima cena, i 12 apostoli, e tengo e ti dico. Non mi stipo, i 12 apostoli e tengo, frate. Allora, un suggerito. Ci stavano i 12 apostrofi, più Gesù 13. C'è Pietra coppa a mani, c'è tu aiù, cocco bobo, per vedere l'organizzatore, così, non c'è brillante. C'è Pietra, c'è tu aiù, ce n'ha tutta la comitiva, cocco bobo, che c'è a me a fare una bella magnata, tu quanto insieme. O dicimmo sempre non ci amma mai. Certo Pietro, tu quando non voglio venire, voglio certo Gesù in un bengo. Certo Pietro, ma con me, frate, stiamo organizzando pure per te, tu non vuoi venire. Certo Gesù in un bengo, frate. Certo Pietro, ma con me, non viene. Stiamo organizzando, mettiamo pure in una macchina, mettiamo in un'anza, si può pariare, che lo frazzino ti mette a pariare. Certo Gesù non esiste, non voglio venire. Certo Gesù in un bengo. Certo Pietro, ehi, come fa? Poi c'è che uno si fa apriare. Certo Gesù, facciamo una cosa, voglio venire prima a mangiare, posso che dici alla sacrestia, tengo un'amicizia, mi fanno sparagnare. Certo, da 7 in ristorante, Gesù si può bene, Gesù era ingarrato in un capello, voglio che era mondiale. Si era fatto un capello con una fila a mezza, a quei tempi era proprio vuoto. Tu quando lo guardai, tu quando Gesù che bega, aveva bella qualità, ma non la siete fatta, non voglio che si chiama Sasà, Gesù spiegava, perché teneva questa azzinatura a crema che faceva cioccolato. Comunque a un certo punto, quando mi stai bene, Gesù si fa così bello con capello, perché se tu non andassi per fotografi, mettere gli adesivi in coppa parabrezza. Allora si fa troppo bello. A un certo punto, certo Gesù mi mette a capo tavola perché comandava proprio pizza. Certo, why you? Tutto quanto, giù, ma lo sai, noi stiamo aspettando un quarto, ci hanno fatto solamente l'aperitivo. Questo, certo Gesù, è pane, però non scongiugate i capelli, perché tu quando si manavano, una spesa, una usare le soldi, giù da un po' capito che c'è di una per un'altra, mi mette in difficoltà.
Cioè Gesù, questo è pane, prendetemelo, prendetemelo. Era l'umilità che ti deve capire ancora un po' confuso. Allora pigliava a culo, che l'umilità, che lei era un fama, c'era un salemme, tu non sai niente. Ma Nazaretto, tu quando caprubito, tu quando, a Nazaretto si buttava a sé un bacchettrim. Ma non c'è, non c'è Gesù, questo è il pane, prendetemelo e mangiatevelo tutto quanto, non lasciatemi niente, eh. Tu quando porta un coppa, fratello, a mamma lui che voglio consigliere. C'è Gesù, oi, poi ce l'hai a maffia pizza a casa, frate. Certo Gesù, prendete questo pesce fresco fresco, l'ho preso io stamane, perché che sta tanto piace. Prendete e mangiatevelo tutto. Quanto coppa, frate, ma stanno spino, buono, così attaccato a batteri, non c'è un cuore. Certo Gesù, pari dei farisei. Un massimo si tocca quando Gesù smettette a capo da valigia, tu voglio, questo è vino. I 7 grandi anni. Che se va in da cave morto. Su vino è talmente buono che per coca si ammonnano solo loro a piette palumma, se me ne hai indovrato tu. E dai, amore. Monsieur. Oh, it's set, monsieur. It's set, monsieur. Oh, lei sa, ma che ti ha fatto ieri se te compagni che non mi ha chiamato? Che ti ha fatto? Ma niente, ieri sei masciuto. No, ma a un certo punto sei pure chiamando. Poi ci pensate che chiamando mamma fa. Quando ormai la macchina l'ha apparato. Senti, lei sa, ti ha chiamato perché sono meglio amico mio, meglio compagno mio, lei sa. Senti, lei sa. Adesso fanno un regalo a mamma. E allora andai a presentare a casa. Ce lo fai pure a patata. Ma io ce lo faccio per compleanno. Sì, non le sa. Cioè, io volessi in profumeria, no? E ci volessi via che il trucco si mette in coppa a luce. Come si chiama il trucco che si mette in coppa a luce? Come si chiama? Rimmel. Come si chiama il trucco che si mette in coppa a luce? Come si chiama? Rimmel. E tagliarita! No! Ho trucco in coppa luce, come si chiama? Come si chiama? Si chiama Rimmel! No, Rimmel non può a me, come si chiama? Si chiama Rimmel, Rimmel, Rimmel che ci fa con te! Possibile che si ciusceme pilla te! Nel senso? Nel senso che uno ciusceme te, si trova! Beh, le sa, tu pazzito, scherzo sempre con me, le sa. Oh, però quando organizzo mi chiama mai. Oh, ma sei pazziano? Ah, scusa, ci cioè, organizziamo sempre. A proposito, sai? Che succede? Ieri sera ci sono cane a fo pipì. Ah. Ho conosciuto due femme in uno. Ovvero? Senta, rimane a sera, ti ne che fa? No. E allora quando vuoi uscire tu? No, fa una cosa, se mando un venga, venga quando va organizzato a te compagni. Ah, con tutti i compagni nostri. Te compagni. Ah, ci siamo organizzati, con tutti gli amici. Cioè, oh, ma tu sai, ma ci stiamo organizzando per Spagna. Ma tu? Per Spagna. A Spagna. Ah. Mamma mia, che combinazione. Pure io già a Spagna. No, 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 tu non vai. No. Siamo fatti mettere a porre, che è successo? No, tu non vieni a Spagna. E perché? Perché la vattene scema. Ma pure di giù. E infatti è tornata a patata struppiata. Come sta? Come si può fare a fare il sole? Come la mia cultura? E mentre continua il blackout della metropolitana, vi parlavo del periodo di Natale, che era un bel periodo perché nel periodo di Natale si può anche uscire, si va, ecco, scatarrate prima perché ho tenuto poche bronchite. Scatarrate, perché se per uno si è proprio bloccata, ci sta tenendo proprio un mosce cacerasa appesa, proprio. Tu scatarra, vai, perché giusto dice, papà te voglio scatarra. Perfetto, tu non basta che dice prima. A me fa impazzire questa signora in prima fila con cappotto che è bellissima. Dice, non muoveva, non esiste. O tengo o voglio favore. E un cappotto tiene una personalità, guardate, dice no, voglio venire pure, guardate. Fatta sapere, proprio nata seggio, che stiamo a mista, ancora a chi l'altro.
fare un guaglione con me una macchina, cioè mi sa cappotta con. Perché il periodo bello, il periodo bello di Natale, amici, vi dicevo poc'anzi, era proprio questo, che uno a Natale esce, va al cinema. Questo cinema che è cambiato, non è più il cinema di una volta, ma hanno fatto questi cinema con 100 sale, 200 sale, 300 sale, hanno fatto un multisala a battipaglio, l'ultima sala è sala consigli. È vero o no? Pure un capote, è vero, vero. Perché? Perché? Perché così, amici? Parliamoci chiaramente, tu vai al cinema, se voi ci fate caso, al cinema generalmente si avvicina sempre la maschera, si avvicina la maschera, ci vuole qualcosa, vuole mangiare, gentilmente mi dà una bomboniera, perché la ragazza, un cerotto su mani solamente un cinema, a bomboniera, cioè, gente mi dà una bomboniera, certo che ve la do, scusi ma quant'è una bomboniera? 20 euro. 20 euro una bomboniera, e che da c'ha fuoco un bar. C'è sta gente che per esempio va al cinema, ormai ci sono talmente di quelle sale, ci sono talmente di quelle sale che uno si insalannisce. Allora si vede il primo tempo di un film e il secondo tempo di un altro film. San amico Rumi, che si è visto il primo tempo di un film western e il secondo tempo di un film porno. Con me scelta in 12 metri, certo, primo tempo cavallo lo sceriffo si è visto infame, però il secondo tempo cavallo se ne è visto bene. Su queste battute perché la signora in seconda fila sarre, questo mi fa piacere ogni battuta, ovvero che poi parliamoci chiaramente, amici, andare al cinema non è una cosa facile, anche il problema del parcheggio lo vogliamo mettere, mettiamo il problema del parcheggio, se se il problema del parcheggio è grossissimo, perché un parcheggiatore a Napoli è troppo bello, te viene vicino e fa 3 euro e ci fa buttare un garoppo, no? E me ne sto ghiendo. Oppure c'è sta. Oppure c'è sta chilla ancora più bella, fa 5 euro, messo un grind alla macchina, allora 10 euro perché ha, cioè, guarda pure a te. Ma come? Ma perché? Che poi fin quando tu c'hai una bella macchina, dici vabbè, voglio spendere anche qualcosina in più, però c'è una bella popò. Ma quando le macchine sono quelle là di oggigiorno, ma dove ci presentiamo? Fiat stilo pensare avanti, tanto a tomettere la rete ci pensano loro. Una macchina che tiene un'aria condizionata talmente fredda che ti fai uno stornuto e esce una calippa per dire un'altra. Una macchina che tiene una spiluglia, aspira un gas, aspiglia una bagnanza, se piglia una cavata per tu rispiappata. La multipla che macchina è? È una macchina talmente alta, una volta si ferma in due semafori, a un certo punto si dice, non è un clac, se non riuscito a fermi, mi a facciassi una marocchina sotto, potete aprire un po' che portone, ti fa pulire i petti. È una macchina alla multipla che c'è una ventilazione talmente forte che una volta appicciai a guaglione e mi facetto una sala francese. A noi si va fugando con una sizzo, quando arriva la macchina faceva si cazzo che venga andata a vuoto, si cazzo che venga andata a vuoto, si cazzo che venga andata a vuoto. E viene con l'ultima folata di vento, volta santa, un coppo per abbrezza, facetta capo, non ce l'ho branduare. E la Smart che macchina è? Vindammo lì una mezza macchina, sullo quartinazzo. Che si fa trasina a guaglione a calore imbattabile, a guaglione fa caperro. La macchina va via, sta appiccio del ciclistallo, del ciclistallo rimane fissa, la macchina ci fanno destra e sinistra. Se ci levo te tu ci fai la macchina tozzi tozzi, quando vai al distributore tu guardi, giù fra campo fa ma mettere la benzina, ma cagna il gettone. La macchina è talmente piccirella che se trasa una mosca ti piglia a cazzotta perché ha avuto la macchina. La Smart è talmente piccirella che una volta indossare e mettere la casetta e mina cialentana che andava sulla cialentana e mina cialentana. È la macchina difficile. Grazie a voi. O cappotto. A roppo vattimo tu quando. Da cappotto diventa cappottone. E poi amici, la cosa bella delle macchine, sapete qual è? Ci sono anche delle frasi che si dicono per le macchine che sono particolari. Hanno fatto l'antifurto con le palle. Ma che significa antifurto con le palle? Che significa? Cioè se ti metti a paura che sta fanno prima scena ci fai una rattata. Che significa? Hanno fatto la signora che mesce che si è fatto stamattina. Allora hanno fatto il navigatore per la macchina napoletano. L'ho messo nella mia macchina. Ho fatto 200 metri. Ho scritto la strada dove volevo andare. E ci ho scritto la coppa scinne domande.
prendimi la signora bionda che tiene una mescia che sta reputando in testa. Guardate che mescia, è mescia spontanea, buddice, signore. Comunque, ma tu quando non spendi i soldi per bigodino. Allora, gentilmente, la signora in prima fila sta accusando, ma come mesce su cappotto no? Facciamo muovere, guardate là, guardate. Ormai tenne 18 anni, sappiate pure la patente. E un cappotto che accompagna da signora stasera. Comunque, amici, vi dicevo delle macchine. La macchina è anche importante, perché uno con la macchina va in giro anche con la ragazza, perché la ragazza, il primo appuntamento, non si porta più in albergo, perché in albergo non si può portare la femmina. Parliamoci chiaramente, perché giustamente uno va in albergo, non per niente voglio non può fare niente. Se ci fate caso, dietro la porta di ogni albergo c'è stato l'allarme antincendio, perché giustamente, diciamo, ci ha portato a qualcuno, ci mise 30 euro di benzina, 30 euro all'albergo, io non ho voluto fare niente, ma appiccio tutto coso, ma sei proprio a me. E allora la donna per risparmiare si porta in macchina. In macchina esistono due tipi di ribaltabile. O primo ribaltabile è chi le chiama questo. Che bella una scatta, poi gli chiamano capati in due cruscotti. Il secondo ribaltabile è chi le chiama questo. Visto che sei troppo bello. Che bella una. La voglia dice adesso, ma che non ti preoccupare. Parla, non ti preoccupare. Bella e buona vogliono sa poco. Adesso magari è. Io me ne sto scendendo, non ti preoccupare, ma qualcosa sai. O vogliono ci vanno pure di che vicino a me. Dice vogliono te, insomma, non hai mai fatto l'amore, perché la zizza si sfida. Che rimane rimanendo scuro un'ora e mezzo con su capezzo la mano. A un certo punto vogliono mi bloccare, cioè, te, insomma, che stai cercando? Ha detto, kiss, kiss. Che quando stai a macchina vogliono le fa male, fammi male, popo pum, e fammi male, popo pum, e fammi male, popo pum, e fammi un galetto, fa ricevuto, capisci purtire. Teso, fammi gridare, mo do spezzo, raccia, fangu. Che poi sono queste macchine piccolissime, a vogliono ciubare, spingi, spingi, è una macchina talmente pesciata, li tenevo un ritorno per industria. Gigi D'Alessio, mentre cantava, mamma una valluia. E a vogliono, spingi, 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 sto spingendo, non bevo, spingi, 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 sto spingendo. Spingi, 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 spingi. La donna è quella che fa nel secco, si scioppa e va tranquilla, cioè senza voglio quel vibratore rosso, se non va a pozzare chi è l'estinturno. L'uomo è legato alla bambola gonfiabile, che se state in coppa a spiaggia è successo tutto, chi sta a buffare, poi c'è uscito una sizza, poi una pacca, poi una leccia, poi si è bloccato e ha detto, ma no, allora stanotte mi hai fatto canotto. Perché per la donna hanno fatto tutto, per la donna hanno fatto anche la pillola che mette al seno a base di lievito, se la piatta voglio la mia chiudo sorta, rete lì, c'è uscito un casatino. E femmina che camminano a cussi dice, adesso magari no, è l'assorbente con le ali, ma rocca attacca per i chili. Ma io fa l'alitale, ma se da sietta sotto la mutanda sarà poco arredo. Ma se solo un po' questo succede sarà poco paracaduto, ma se tiene l'assorbente con le ali in quei giorni, potremmo fare una cosa a volo a volo. Che poi per conquistare la donna si va in discoteca, a me la discoteca sta sulle palle per due motivi. Il primo motivo è se te la si accoppia, ma come va a buscare la femmina non fa te si accoppia. Qui ci va a fare? Andare con la ragazza in discoteca è come se trasferendo un ristorante con una marena rinda sacca, è inutile. È come se vai a San Gregorio almeno con un prosepo sotto raccio, che ci fai? Vai al guardaroba, non c'è un pino può usare. Vai al guardaroba, non c'è un pino può usare 3 euro. Dice, vabbè, ma quello è di vitello, ma è morto, mica l'ha mangiato. Anche a passare qualcuno che si fanno 4 lampade, sono russo e faccio e tenno fisica bianca, se pira lontano pare dei cerini. E poi dicono, guarda che la guaglione è una malata, guarda che la guaglione è una malata, guarda che la è una malata, non mi portato a ballare, un coppo cardarello, fra. Che poi quello che succede in discoteca è terribile. Sarà sempre se vogliono che cominciano a fare un ballo con capitolo. O dice che se mettere fa sale, sale, credo che sta tutto all'aluto, ma perché è insipito? In discoteca succedono sempre ammazzate per il solito motivo. Bello, massivo, what done, what done. Senza R, perché se la sa coppia e non ne può passare R.
Sì, guarda una guaglione mia. E chi le sta ingrippando? No, frate, sta ingrippando. Guarda che pigliata una per Renato. Frate, Italia schiatta Ucrania. E mazzata Napoli sono così, Tony, mantieniamo l'orologio, ce la mantieniamo cazzone, Pasqua, mantieniamo l'accetto, ma che fa, lo tu fa male? Che fa? E le frasi che si dicono fra i tarapo, ma perché ci bussato? Io tengo fiere, se sei buttato per camisa, a me ne ci arrivano a botto. Io tengo a padre, ma che è malamente. E gitto. Esci dalla discoteca, ti vai a mangiare un cornetto, ti sfotto pure pasticcere, gentilmente mi dà un cornetto da mangiare. Oh! Ma arrivo a caffaroietta, cazzo! Faccio soppimento e tira a volo che brioche, aspetta la cerata, mo giù lungo, colpe, destra, voglia pagliare. Ritorni in discoteca, si avvicina sempre la ragazza brutta, senti, devo dire una cosa, vai via! Io devo dire una cosa, vattene, per sotto guarda roba, per dinte guante, per dinte una guantiera teniai, perché sei brutto. Io volevo dirti questa notizia, e chiatta chiatta, che più non faccio parte. Senti, guarda, non teniai. Non mi rapparla, parla brutto. Allora, pinto parcheggio, pure una chiacchiera, ma non è un momento. Senti, guarda, io stasera sto da solo a casa, e c'è una buona porta. Guarda che dietro di me c'è una fila di uomini, è naturale, danno piatto pucesse. Che poi la donna per antonomasia chi è? Ma è la mamma la donna per antonomasia, quella donna, la mamma che ripete sempre le solite frasi, delle cose incredibili. Mo che arriva patto te sento, ma perché sei messo a fuoco tanto? E tempo mi l'amore è patto tu baci ma coppa e balcone, e quanto trovi lunga papà? Ma che c'è se ne vive panna, che c'è camminavano i palumba coppa, ma che mi sei nasci piatto l'upile papà? Quando sei piccolino e devi mangiare aspetta che passo treno, a nav, l'aeroplanino, o pulmanini, e se ne faceva preghierina, maronna mi fa che di mano non ci so scioperare i mezzi se non rimango riù. Mangia, se venezia a freddo e si mangia tutto, mangia, se venezia per scuola e si mangia tutto, mangia, se viene l'uva e si mangia tutto, mamma, ma non potevo mangiarlo perché pasta è giù. Le frasi inutili che dice la mamma, mette la maglietta a un gol, perché la maglietta non si mette. Mette dei calzini per cocco, voto messi che calzini in coppia reggia. Cappero porto, mica per accia portato. Oggi fa freddo, mettete qualcosa di pesante in cuore, ieri mi sono sceso con una lavatrice in coppia di spalle. Sai che mamma è mai stata pasta, ma tu è stata pasta. Io che mi mangio, a mamma ci chiamano in luce, ci chiamano le scelle. Se ti hanno fatto un ciclino, come ti c'ha fatto? Ma brucio mazzo, che ti hai fatto un bite canaf? Che poi la mamma è quell'essere che si vede delle cose in televisione, dei programmi che si vede la mamma in televisione, ma ricordo è stata la prima a vedersi tutte le puntate l'anno scorso dell'Isola dei Famosi. Mi dimentico che all'Isola dei Famosi mangiano tutte le mattine cocco e polvere di cacao, cocco e polvere di cacao, cocco e polvere di cacao. A mattina va alternuto, a rito c'è spugna e cacciava i bounty. Ma io non posso pagare amici 80 euro di canone per avere un presentatore come Marzullo che dice vicino a un ospite si faccia una domanda e si dia una risposta, e tu che ci stai a fare, capaccio? Delle cose assurde. Hanno fatto un programma che si chiama La Talpa, dove c'era Samantha De Grenè che è stata fidanzata con tutti, con Pieraccioni, con Del Piero, con Bobo Vieri. Non ti posso dire se è una talpa, ti posso dire al massimo se è una zocca. Questo te lo posso dire. Gli ospiti di Paolo Limiti, Gino Latilla, Rita Pavone, Giacomo Rondinella, ma sto pavando un cane, non sto pavando il limite. Nella pizza è talmente vecchia, si è fatta l'analisi, lo sangue, sono usciti i globuli verdi. E tutto, ma come sono verdi, signor? Sono poruto. Beh, Costanzo è tanto, allora si cattiva vestita prenatale. Non mi cantano quello e panza è una cosa, quando si mette a cinta si è messa a usare sharp. Te la camisa che baffa e presenta buona domenica, e mio nonno che te una mutante che cozzo cadda a presentare Sanremo International. Sposato con Maria De Filippi che fa paura. Fa una trasmissione uomini e donne e presentesse che è un travestito. Quando dice una cosa ti fa mettere fuori, gli accato patalazzo, ma ci ho detto, via! Oh! Amadeus, ne vogliamo parlare? Amadeus, per darti una risposta al quiz ci devo aspettare un'ora e mezza. Quando è stato ieri a Matteo si è sentito male, si è seguito a fare l'analisi sullo sangue e tutto, la risposta delle analisi me la date subito, hai tutto no, a roppo telegiornale, a fangù. È Floriana del Grande Fratello, credo, e non una femmina, una marroide, credo.
è un incrocio tra Pitbull e Franco Califa. Ha dichiarato non ho peli sulla lingua e ci crede, tiene tutto quanto via e Tommenier. E Pascalo Biondo è talmente stronzo, ma talmente stronzo che se un stronzo fosse un mestiere, Pascalo tenesse qualcuno affaticato. Perché è un grande. E allora continuano e ci prendono in giro con le pubblicità. Là bisogna stare attenti. Rolex Submarine che scende fino a 250 metri di profondità, chi ce lo porta? A Napoli se c'è un immocano ci viene all'affanno, papà c'è un mi fa sedere, a Cirucano. Mia mamma ha fatto 4 salti in padella e papà ci ha fatto 3 capriolo pescato. Andate al McDonald's, si mangia bene. Al McDonald's si mangia male. Non portate i bambini. Si mangia male al McDonald's. Non li portate. Sono andato io. A guaglione mio, frato. Frato, come esce tu un McDonald's? Mi sono due rete in canna. Si è avvicinato, mi ha detto McDonald's. Ha detto no, McKenato. Anche i gatti comprerebbero Whiskas. Potevo fare mangiare gatto tu. Whiskas. Ci ha lasciato gatti, mi ha pigliato la pietra. Ha detto Whiskas. La faccia, sono buttata una tavola. Detergente intimo per lei alla camomilla, perché a bambini non piglia suono. E allora all'uomo le fa la sangria per ripigliare un po'. Carta igienica alla camomilla, sono trattato in testa, ha detto papà, sei russano, e te papà, sono chi? Io culo. Il Viagra se l'è preso un mio amico, due pasticche ci sono rimaste in canna, poi la mamma, Peppa Giraffa, si è allungato culo. Che poi il Viagra va preso un'ora prima del rapporto sessuale, con traffico che sta a Napoli. Rimane bloccato in testa, ma io questo canno lì, c'è ma noi, che non capisce più quale coppia. E allora perché, voglio dire, la televisione è negativa? Perché in televisione fanno vedere due cose terribili di Napoli. Quando uno scende il telegiornale e fanno vedere Napoli, fanno vedere sempre due cose. La prima, fanno vedere sempre Napoli che panna stesa. È una cosa terribile. Nel 2004 ancora Napoli che panna stesa. È una vergogna. Capro un milanese si domanda, ma che miseria, ma sti panna a Napoli non si asciuttano mai. O quando fanno vedere Napoli, fanno vedere sempre 5 loro con pomodorino. A me fa, con creatura annanzi tenendo un bimbo sterzo. Che poi a Napoli cambiamo 5 di troppo aperto, fermo proprio brigatici, ma come 5 brigati non mi dice niente, che l'altro è 2, sono voluto venire. Che bellissimo. Allora io preferisco vedere queste cose, ecco, preferisco vedere una Napoli bella in televisione e non tutte queste immagini che ci fanno vedere, che sono veramente pietose. Noi abbiamo scelto di stare in una metropolitana per un semplice motivo. Una metropolitana a Napoli è un segnale di ottimismo, perché dovete sapere che la metropolitana, quando è stata costruita a Napoli, gli inglesi subito si sono interessati. Pensate, Carlo d'Inghilterra, quando lo possono cotto un po' che c'è una mazza e scopa, Carlo d'Inghilterra, come mise il piede a Napoli, subito chiama a mamma, dice Carlo a mamma, sei attento a mamma, che a Napoli Sarra vogliono braccialetto con la nena e portafoglio e pure cellulare, signor. Già se l'erano fumato. Che c'entriamo noi allora con gli altri popoli? Come fa un napoletano ad ambientarsi a Londra? A Londra ci stanno questi pullman a due piani, vi immaginate a Napoli pullman a due piani? Allora pure io non c'è sta chilo che montava la rabbola che avrebbe partito un altro. La signora che sta nei panni, vi immaginate no? Ma ci sta un altro meccanismo, che c'entriamo noi con gli americani? Gli americani tengono i grattacieli, a Napoli teniamo ancora i bassi napoletani, a casa mi sentono gente che dorme dappertutto, la dice vicino a papà, lo sai che non sono nel cassetto, e se mi rispondete voglio il lievolo perché è stata cucca frate. Che c'entriamo noi con gli svizzeri? Con gli svizzeri, cosa c'entriamo noi con gli svizzeri? I svizzeri ogni tanto dicono questa cosa, voi vedete il sud, siete incivili, buttate le carte a terra, o svi. Un napoletano si butta la carta a terra, non lo fa perché è incivile, lo fa perché è di cuore, ti, quello che è un mio tuo, ti. Ti. E se si avvicina al vigile, un napoletano te ne ha risposta pronto, dice vigile, ma non ho capito, tu a casa tu butti le carte a terra, ma perché vigile, tu a casa tu cammini con fisciariello a mucca. E se il napoletano si fuma la sigaretta dal tabaccaio, tabaccaio cazzè. Ma non ho capito, ma tu fumi le sigarette qua dentro? Rispondo un napoletano, ma come? Gli hai sciaccattato di sigarette in daddutea. Un pozzo fumare sigarette che hai sciaccattato in daddutea. Ma che ragionamento? Allora se ti mandano a Madrid a cattare pacche preservative, che ti fai? A guaglione un coppo banco nella farmacia, ma che ragionamento? Che c'entriamo noi con loro? Dovete sapere che a Londra, che vengono qua ad informarsi, a Londra,
sui pullman ci sta proprio il bigliettaio, ed era una cosa che a Napoli c'era 50 anni fa, era una cosa che funzionava. E al Wine Amiz facetta proprio una riunione, why you? A Napoli sta una cosa che funziona, ci facciamo conoscere, lo amano. A Londra c'è e funziona. Allora noi abbiamo un'altra mentalità, il napoletano c'ha un'altra filosofia. Mettiamo caso con un napoletano, ecco, sul pullman non fa un biglietto, può capitare. Può capitare con un napoletano. Diciamo con un napoletano, un coppo pullman, un biglietto. Vedo che siete preparati, vi siete allenati parecchio, non lo fa. Allora, però il napoletano questo c'ha di grande, che non si perde un napoletano, no. Si mette a coppa. Se un napoletano ha un biglietto, non è che una napoletano si mortifica. Io contro loro che sta in difetto. La scena è questa, sai, io contro loro, biglietto, un napoletano abbonamento, o contro loro vedo, un napoletano bluff, scende. E se contro loro piglio un biglietto a mano fa, ma questo biglietto è di ieri, risponde un napoletano, az, e tu mo vieni. Alla fermata del pullman a Napoli non si capisce niente, tra gente che sta e gente che scende non si capisce niente. A ieri nasce un coppo pullman, dice, tu marone, ieri la scena della fermata prima, risponde un signore, un po' dici, da me che ne era saggi pronto. Per concludere, cosa c'entriamo noi con loro? Cosa c'entriamo noi con Milano? Cosa c'entriamo noi con Milano? Come potrà mai un milanese capire noi napoletani? Come potrà mai un milanese capire una parola con mio ghianghiera? Come potrà mai un milanese capire una parola con mia fraciatumba? Come potrà mai un milanese capire una parola con mia cazzimba? Dice Milanetti è una cazzim, ma che significa cazzim? Ma non dopo oggi dicere che sia cazzim. Ricordatevi, siamo un grande popolo, siamo un grande popolo. E fino a presa me signora. Signor, no, è nero, non vi preoccupate, ma siamo l'artista che c'è stamattina. Siamo nel blackout. Da parecchio non si è risolto. Lo dovete riconoscere da solo. C'è un blackout e non si è risolto da parecchio. Scusi. Mi trae una voce. Scusi. Un po' come no. Ah, ma ti dà paura voce. Scusate. Sentite, vogliamo risolvere questa situazione. Siamo già da un bel po'. Cerchiamo di risolvere. Pensiamo che cosa ci dice sta. Esatto. Signora, avete capito chi è? No. Come no, signora? Ma non è importante, scusi. Mi faccio per meglio. Stanno appicciando i pilloni un naso over. Signora, aspettate meglio, se è sudata la cannella. Infatti, stiamo scuro. No. Ha fatto la seconda torta. No, un attimo, su, ecco. Signora, tu sai, ci pigliavamo un pensierino. Ecco qua, signora. Ma ci mi sembra brutta figura. Mo l'avete riconosciuto? Veramente no, Ma come no? Scusate, per la signora. Il pipurrà? No, per la signora. Pensavo voleva essere giovane. Lo fai riconoscere? Ma ti va così. Sentite, non ce la faccio questo qua. Ci sono problemi più importanti a Napoli. Proprio... Quello sicuramente vi riconosce. Ma ti va così. Ci sono delle cose che. Fatemi il suo piacere. Vabbè, per la penultima volta. Forza. Signora, ma avete capito chi è? No! Ma come no, signor Christ? È Gigi D'Alessia! Who was due parole, ecco, si è abbassata la musica, si è abbassato il pantalone a Savaglioso, io sto scherzando, ci vuole forrare, allora io
Io. Allora, facciamo un applauso a questa stupenda struttura che. Ah, scusa, no. Facciamo un applauso a questa ragazza che è veramente molto brava, che lavoriamo insieme. Carmela Nappo. Nappo che è a Gacciano, perché veramente non molto bene. Soprattutto volevo salutare questo grandissimo attore, pensate amici, è stato definito l'erede di Totò, l'erede di Troisi, l'erede di Edoardo, nel senso che ha da muri puristo, quindi sono delle belle presentazioni, scusa di Franco. E ci tengo a salutare Franco perché Franco, come si dice, è uno come noi, cioè è un uomo partito dal niente ed incredibilmente rimasto niente. Guardate che non è facile, cioè, comunque per concludere voglio fare veramente un grande applauso a Franco che poi pensate ha lavorato con i più grandi, Leopoldo Mastelloni, Leo Gullotta, Mandalir. Tutto di più. Fa questo mestiere ti fanno culo tanto, dovete pagare sicuramente. Francesco Albanese che da 15 anni lavoriamo insieme, grande amore, grande amico. Grazie di cuore, io ti saluto. Veramente. Alessandro Siani. Grazie.